Splendenti del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, prima di celebrare i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno della schiava e uno della donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne, infatti, rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. E sta scritto, infatti, «Larigati, sterili, tu che non partorisci, grida di gioia». Tutto che non conosce il dolore del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi impuri di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti, eccelso è il Signore, più alta dei cieli e la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio,
che ci china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Capitolo 11 di San Luca, versetto da 29 fino a 32. In quel tempo, mentre le folle si accalgavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. La grande sofferenza di Gesù, fin da quando è comparso tra noi, ha preso la nostra natura umana per farci conoscere la volontà di Dio, la volontà del Padre. La sua grande sofferenza da allora fino ad oggi è la indisponibilità del cuore umano ad accoglierlo, la durezza di cuore, la incapacità di riconoscerlo. Ecco che nonostante tanti segni che Gesù dava, nonostante manifestava ciò che lui era, ossia il vero Messia profetizzato, molti cuori non riuscivano a riconoscerlo perché non cercavano la verità, non cercavano lui, ma cercavano se stessi. Ecco dunque le parole forti di Gesù. Non è questo l'unico caso del Vangelo di oggi in cui Gesù rimprovera questa durezza di cuore, questa cecità del cuore. Ecco dunque, vogliamo chiedere anche noi come siamo attenti ad accogliere il Signore. Anche qui a Fatima, prima delle apparizioni, l'angelo che apparve ai pastorelli e insegnò la preghiera di adorazione, di riparazione alle offese fatte a Dio. Tra queste offese parla anche della indifferenza. Ecco cosa può accadere quando invece di cercare la verità, invece di cercare il Signore, cerchiamo soltanto i nostri interessi. Può accadere che rimaniamo indifferenti alla presenza di Dio che opera nella nostra vita, che ci è sempre vicino e che vuole donarci ciò che in fondo cerchiamo, ma lo cerchiamo male, ossia la pace, la gioia. Ecco dunque il nostro impegno a voler essere attenti alla voce del Signore, con il nostro cuore aperto al Signore, in una grande umiltà, in una grande disposizione di generosità in ciò che il Signore Dio ci chiede. Oggi si celebra Santa Teresa di Gesù, Santa Teresa che insegna
che Cristo nella sua umanità, quindi Gesù, è la via privilegiata, è la via che dobbiamo seguire per giungere a Dio. Ecco dunque che guardare Gesù, ecco dunque che meditare il Vangelo è tutta la nostra sapienza e tutta la nostra possibilità di incontrare ciò che cerchiamo, la felicità, la pace, la gioia in noi e tra di noi. Chiediamo allora alla Vergine Maria che ci aiuti a vivere sempre meglio in questa consapevolezza della presenza di Dio e in questo impegno che dobbiamo avere nel imitare il Signore Gesù. Non abbiamo altro da guardare, dobbiamo guardare Gesù, la Madonna stessa ci indica sempre Gesù. Vogliamo guardare Gesù, vogliamo pregare con maggiore impegno il Santo Rosario, dove appunto si fa questo, si guarda con gli occhi di Maria a Gesù per imparare da Lui a vivere, e vogliamo sforzarci nella perseveranza di questa ricerca, di questa imitazione. Siano lodati Gesù e Maria. In questo luogo santo, dove la Santissima Vergine apparve, preghiamo, fratelli e sorelle, Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per tutti i credenti, affinché seguano gli insegnamenti di Maria con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano il ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria ascoltino, amino e annunciano la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria, madre del tuo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. A te nostro Padre, nostro Signore, pane vino oggi noi offriamo sull'altare, grano di vera e vivo pane del cielo, cibo per nutrire l'alma fedele. A te nostro Padre, nostro Signore, ogni vino oggi noi offriamo sull'altare, vino di vera e vivo sangue di Cristo, fonte che disseta l'arsura del cuore. A te, nostro Padre, nostro Signore, quale vino oggi noi offriamo sull'altare.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua Santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, ossiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie.